Allora, aspettiamo un attimo così. Tu pure ci sei? Come abbiamo cominciato? Com'era? Sì. No. Sì. Ah. Allora, partiamo dall'esito della riunione. Perfetto, oggi perfetto. Allora. Daniele! Dani! Dopo regolo. Calabria 2000, bravissimo. Le sentenze vanno rispettate, soprattutto quando si è uomini delle istituzioni, però non posso esimermi da non commentarla, questa sentenza. È una sentenza clamorosa, è una sentenza che lancia un messaggio inquietante e pericoloso per tutti gli amministratori di questo Paese, perché significa che qualsiasi sindaco, a qualsiasi latitudine, qualsiasi assessore, consigliere comunale, consigliere regionale o comunque uomo delle istituzioni può ovviamente essere condannato. E lo dico su una certezza fondata. Ad oggi non è emerso, ma lo vedremo nelle prossime settimane, un solo elemento probatorio che consenta di individuare la certezza, diciamo, della responsabilità. Questo è quanto ovviamente sostengono gli avvocati, che sono esperti di diritto. Credo che ci siano anche delle riflessioni da fare. Io ho firmato gli stessi atti che ha firmato il sindaco facente funzioni che mi ha, diciamo così, sostituito. Ho fatto gli stessi atti sul bilancio e gli stessi atti sull'abuso d'ufficio. Quando la dottoressa Fallara mi chiese, io gli chiesi se poteva fare questi atti, lei mi disse di sì. La stessa cosa fece il facente funzioni dopo di me, chiedendo a dirigenti, quindi diverse persone, se era un fatto, la firma era compatibile. Lui ha avuto la possibilità, dopo la nascita dello scandalo, di revocare gli atti. Io non ero più sindaco e quindi no. E quindi credo questa chiave di lettura riassuma un po' anche una sorta di amarezza, di interpretazione di quella che è la vicenda che oggi viviamo. Però abbiamo di fronte a noi una responsabilità grande. E abbiamo soprattutto dentro di noi, e io dentro di me, la grande responsabilità di dire che è giunto il momento, ovviamente dopo questa vicenda, di rassegnare dimissioni. Adesso lo concorderemo con tutta questa grande squadra che mi ha affiancato in questi anni e che ringrazio, e che la Calabria ha bisogno di un governo legittimato. Noi siamo perché vinca sempre la democrazia, non gioisca il centrosinistra di fronte a queste scelte, a queste sentenze, perché non vince la politica. E sono anche contento del fatto che fino adesso Giuseppe Scopellidi è sempre stato un uomo che è sceso in campo e ha vinto sempre le sue battaglie con cifre astronomiche, ogni qualvolta si è misurato. Quindi penso che questo non possa fare gioire nessuno, soprattutto i nostri avversari, anche perché lavoreremo, torneremo in campo come sempre a combattere la battaglia da postazioni diverse, con ruoli diversi, perché non significa avere un posto, avere un ruolo, significa battersi per la propria gente. Il legame profondo, l'amore che c'è con la mia gente, con la mia terra, continuerà ad essere in cima ai miei pensieri. E quindi, per chi mi ha insegnato da
a fare sempre delle battaglie. Penso che oggi questa sia una giornata molto importante, che noi continueremo a fare con questa squadra tante le nostre battaglie, e penso anche di poter dire che da questa partita, come sempre, ne esco con la maglietta bagnata e a testa alta. E questa per me è forse la più grande gratificazione. Quindi siamo qui tutti insieme per assumere una decisione, e perché siamo convinti di ciò che abbiamo fatto in questi anni e che noi abbiamo a cuore le sorti della nostra terra. Non si illudano coloro che si annidano nei palazzi del potere, che ci abbiano sconfitto. È soltanto una partita che abbiamo perso. Le mafie le combatteremo a viso scoperto, come sempre, in prima linea, con coraggio, e quando servirà indicheremo anche i nomi e cognomi di coloro che questa terra l'hanno messa in ginocchio per 30 anni e pensano di poter continuare, non essendo eletti, a condizionarla. Noi in questi 4 anni una sola cosa penso che noi abbiamo fatto. Forse non avremo reso le risposte, non avremo dato certezza ai cittadini calabresi di quello che è stato il nostro lavoro, non avremo offerto il meglio è dato di noi stessi, ma una cosa abbiamo, ci siamo con presunzione, diciamo così, assunti: l'idea che in Calabria la politica è sempre stata debole. Con Scopellite alla guida, la politica si è occupata della politica e ha fatto la politica, ha occupato il suo spazio, non ha consentito a nessuno di intralciare la nostra azione. E questo, secondo me, è un grande problema in Calabria, ma noi comunque andremo avanti su questa strada e continuiamo ad essere uniti e a ricercare ancora più di ieri i motivi di una battaglia grande che è sempre rivolta all'idea di fornire risposte alla nostra gente, perché la politica è questo, non ha importanza il ruolo, l'importante è essere sempre della partita e di condurre sempre le battaglie per la nostra terra, per farla crescere e per farla soprattutto liberare dalle mafie che sono veramente inquietanti, che sono un problema che condiziona la vita di questa terra. Grazie. Grazie.